Caliando ai ragazzi del Marco Polo, solo la cultura ci potrà salvare. Era solo la premessa di un inizio per segnare il grande cambiamento e l'Italia invece con gli anni Ottanta, così come Caliandro ben descrive in tutti i suoi fenomeni e le sue espressioni, si rivelerà una grande involuzione. Un'analisi aspra e acuta senza attenuanti del declino dell'Italia a partire dagli anni 70 e che trova nello yuppismo rampante degli anni 80 il punto di non ritorno. Questo è il filo conduttore del bel saggio di Christian Caliandro, Italia Revolution. Giovedì 12 dicembre l'autore ne ha discusso con i ragazzi del Marco Polo nell'ambito della rassegna I dialoghi prima dei dialoghi. Un libro difficile e appassionante, ricco di riferimenti soprattutto cinematografici e che al cinema italiano guarda come un terreno privilegiato per disvelare i mali dell'Italia contemporanea. La metafora della sacralità I ragazzi ascoltano attenti, controbattono, tuttavia impossibilitati a ricondurre i personaggi televisivi presi di mira da Caliandro ad un vissuto diretto se non attraverso la lente deformante dei vaghi cenni fatti talvolta dai genitori. Come uscire dalla crisi? Come riacquistare speranza? Niente formule facili, ribatte Caliandro, ma un chiaro messaggio. La cultura è in grado di essere, come sempre stato, un orientamento per interpretare i tempi difficili che viviamo. Perché parla di questa rivoluzione, che appena iniziata, perché è una rivoluzione culturale, non del 68. Certo, allora, non è questo un tempo per stare a guardare, siamo ad un bivio. E allora, conclude con un appello, allacciatevi le cinture e tenetevi forte. Se tutto va bene, sarà qualcosa da raccontare ai nipotini. Se tutto va male, non ci saranno nipotini. La cultura quindi è l'unica soluzione alla crisi che, diciamo, in cui, nella quale versiamo. Ma certo, cioè, non a caso, proprio perché l'unica soluzione è quella che è stata assolutamente per il momento esclusa e tagliata e ridotta e ridimensionata il più possibile, proprio perché la soluzione del problema proposta dalla cultura sta nel non considerare più il problema come tale, cioè nel ruotare completamente la cornice e il contesto. Nell'epoca, diciamo, sociale, politica ed economica che si sta concludendo, la cultura è una parte molto marginale di tutto il sistema. In quella nuova, ancora, diciamo, apparentemente ipotetica, però praticata già in alcuni luoghi, sia fisici che mentali, la cultura è in grado di alterare significativamente, radicalmente, di trasformare questa cornice, questo contesto e questo sistema.